Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia con crema di zucca, speck e pistacchi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono, per l'impasto, semola rimacinata di grano duro, farina di tipo 0, acqua, lievito di birra fresco, zucchero, sale e olio evo. Per la crema di zucca, zucca tagliata a pezzetti, acqua, panna da cucina, sale, pepe e noce moscata. Specca a fette, granella di pistacchi, scaglie di grana e scamorza. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando l'impasto. Mettere nel boccale l'acqua. Lo zucchero. E il lievito. Ed azionare il bimby per un minuto, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la semola, la farina, l'olio e il sale ed impastare in modalità spiga per 4 minuti. L'impasto è pronto. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per 1 ora e 30 minuti. Senza lavare il boccale, mettere la zucca. L'acqua e il sale. E cuocere con il cestello al posto del misurino per 20 minuti, 100 gradi, velocità 2. Posizionare il misurino e frullare per 20 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la panna, il pepe, la noce moscata ed azionare il bimby per 2 minuti, 100 gradi, velocità 3. Trasferire in una ciotola e tenere da parte. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferire su una teglia rivestita con carta da forno ed allargarlo con le mani. Lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per 1 ora. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto, adesso schiacciare la parte centrale. Mettere la crema di zucca. E livellare bene. Cuocere in forno per riscaldato statico a 230 gradi per 10 minuti. Mettere il formaggio. Proseguire
Proseguire la cottura per altri 10 minuti a 230 gradi. La focaccia è pronta. Farcire con speck. Le scaglie di grana. E la granella di pistacchi. La focaccia è pronta, servire. Focaccia con crema di zucca, speck e pistacchi. Grazie e alla prossima ricetta.